Silvio Berlusconi, ora in questo momento c'è in Inghilterra ma sta guardando la trasmissione, eh? Lo so. Se perché, no, veramente la situazione, Aliano, hai messo a male, io lo dico per te, è una cosa pericolosa. Ma tu però, no, tu gli dici... Non è facile però, cosa... Allora, tu gli scrivi, tanto la dà, Milano, sì, Milano, 27 ottobre 2005, Brugherio, fa più effetto, Brugherio. Brugherio, per lui si impaurisce, eh? Bisogna anche dirgli le cose come stanno, intendiamoci, Adriano. Allora digli, signor presidente, signor onorevole, presidente del, anzi metti proprio col vocativo, onorevole presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, bello. Un po' lungo, leva la Repubblica, onorevole presidente del Consiglio dei Ministri, va. Onorevole presidente del Consiglio, basta così. Onorevole presidente, va. Onorevole, leva pure onorevole. Oh! 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 Più secca gli fa! Oh! Hai scritto? Sì. Com'è? Dunque, allo si no, di signor tutto. Presidente. Oh! No, oh! Amenti, oh. Amonti, oh! No, oh! Benissimo, bravissimo! Oh! Perfetto, così, oh! Amor, no, oh, no, oh! Brugherio sì. L'hai messo, no? Brugherio l'ho messo. Non fare scherzi, non fare battute cose, perché se la leggesse in Bulgaria siamo... Anzi, scrivi da non leggersi in Bulgaria. Perché lui se è in Bulgaria diventa come Bulgari, fai dittatori, non ho capito? Se va in Russia si mette col bacco un po' come Putin, no? Se va in Scozia è gonnellino, se va in Marocco si fuma una canna con Bondi, là. Ecco, metti da leggersi mentre sei in Marocco, mentre te fai un cannone con Bondi, con la bandana. Che sei tranquillo. Metti. No, Berlusconi è rock, gli piace queste cose. Allora, Bondi ha letto a Berlusconi. Allora, metti lì, hai sì. Oh, hai scritto, oh, no? Sì. Ora gli devi dire, è dico... vero, ecco l'accento, che te gli accenti, ti ricordi la caccia, ecco, metti 5-6 accenti sopra e metti... Se me ne scordassi uno, piglialo e mettilo dove ti pare. Senti, mi sembra un troppo. 5-6 accenti. 5, no, 6. Nel caso te le scordi, dice, Silvio, se non manca un accento, piglialo dall'assù. Anche 2-3 H, che te le H non le metti. Re degli ignoranti. Le H non mai... No, le H te le scordi... le H che... Lascia perdere. Allora, metti. Oh, no? Metti. Oh. Gli devi dire, allora, che tu ti scusi, perché è giusto che non si prenda in giro solo il capo del governo, ma si deve prendere in giro anche il capo dell'opposizione. Quindi glielo diciamo, allora gli metti, caro, siccome quest'anno ho fatto una trasmissione dove ho preso in giro il capo del governo, l'anno prossimo, a ottobre, farò una trasmissione dove prendo in giro il capo dell'opposizione. Siccome l'anno prossimo... Allora, è giusto. Oh, Brugherio. Noi dobbiamo, da non leggersi... Noi dobbiamo prendere in giro quelli dell'opposizione. Esatto. Per comparare. Sì. E infatti c'è l'elezione sempre Berlusconi, non se ne cancella tutto. Devo cancellare. Cancella tutto, perché c'è l'elezione l'anno prossimo, il capo dell'opposizione è lui. Allora, diciamogli un'altra cosa. Allora... sono Brugherio, da non leggersi Romania, ma in Marocco mentre te fai un cannone con Bondi, vedi? Allora, metti, allora quello cancella tutto perché è sempre lui, se no se la piglia male. Oh, tu metti Benigni, ti vuole bene, cioè, nel caso, se tu andassi in galera, io ti tiro fuori, capito? Io mi devo proteggere, tu dici Benigni ti ama tanto, io non lo so, ma Benigni ti ama tantissimo. Scrivi. Benigni ti ama tanto, io ma perché se tu c'hai già un piede tu, se no ti mette là in carcere con Santoro, dammi il microfono mio, il microfono tuo. Pensa tutta la vita in carcere con Santoro, libertà, egalità. Benigni ti ama tanto. Benigni ti ama tanto. Io, vediamo, cioè metti quello che vuoi. Ma l'importante è che io, tu gli dica, così non segna niente, capito? Io resto fuori e ti porto a settimana in chimistica all'arancio. Non posso dire che anch'io lo amo. No, tu devi essere, capito, tu, che scherzi, Beh, se no quello di sono due mollicetti, sono lenti, capito? Invece, duro. Allora, metti, come sei arrivato lì? Ecco, digli, bisogna dirgli anche le cose che non vanno. Digli, ecco, perché nel governo a volte c'è qualcosa che non va, ha capito? Ma è lui
che è proprio lui, Silvio, che deve sistemare tutto, quindi è sempre causa sua. Allora metti, noi ti ammiriamo, ecco, no, noi ti ammiriamo. Però nel governo c'è qualcosa che non va. E sei tu, caro Silvio, che come si... Rileggi un po'. Noi ti ammiriamo. Benigni ti vuole bene. Tanto, tanto. Ti vuole bene tanto. Noi nel governo... No, noi ti ammiriamo. Noi ti ammiriamo. Però nel, governo, però nel governo c'è qualcosa che non va. E questo sei tu. Punto. Punto. Allora, punto. Un altro punto. Punto, due, tre, un punto e più, punto e virgola, e un tre accenti, butta tre accenti anche lì. Allora metti, Brugherio, un'altra volta che fa paura, Brugherio. Siamo a Brugherio, proprio, sottolineo. Brugherio. Brugherissimo, sì, proprio lì c'è. Fa effetto, mi dice dove sei a Brugherio, ti fa subito, capito? Allora metti, dobbiamo dirgli, ora seriamente, le cose che ha fatto brutte, ma anche quelle belle, se no è di parte, è giusto? Allora, prima le cose belle, perché effettivamente un bambino, sei un bravo bambino, però hai sbagliato, si dice. No, quindi, perché effettivamente, insomma, lui ha fatto delle cose. Accidenti, se ne ha fatte, a bizzecca, allora, ma no, aspetta, ma non belle per sé, per tutti gli italiani. Allora sì. Mettiamo. Tu, caro Silviuccio, come ti chiama Benigni? Tu. Caro Silviuccio amoroso, Benigni ti ama tanto, segna sempre. Sì. Hai fatto tante cose belle per gli italiani, come per esempio uno. Primo. Cioè, primo. Quando fece... Sì. Aspetta, allora, no. Quando ha fatto... Una cosa bisogna trovarla, poi casomai mettiamo eccetera eccetera, ma una bisogna trovarla. Guarda, pigliamoci il tempo che vogliamo, ma una la dobbiamo trovare. Una cosa, quando fece... Io ho scritto qui. Come hai scritto? Uno. Uno, bravo, uno. Ci bisogna trovare una cosa, Adriano. E mi devi aiutare, non si può lasciare in bianco, bisogna trovare una cosa per forza. Aiutami. Beh. L'hai trovata? No. Oh, mi è venuto? Cioè che, c'ho il telefonino, fermo ora l'accendo, aspetta Cosa fa? C'ho un mio amico toscano, saranno amici dei ragazzi, poi lui è diventato di Forza Italia, ha messo su una cosa di Forza Italia, lui me lo sa dire di sicuro, fermo è uno di una sezione di Forza Italia, ha messo lì tra Prato e Firenze, aspetta un po' si chiama Melani, Gianfranco! Oh, come stai? Sono Benigni? No, io sono qui a casa. Senti, dove sei? La sua mamma. La tua mamma, stai vedendo la televisione? Canale 5, la cosa di Pallombrù. Senti, bravo, sì, hai uno c'è Celentano, no, non lo guardo, sì, è bruttissima, ti ho visto, sì. Oh, prima era brutta veramente, sì, c'hai ragione, sì. Sì, lui quando canta è bravo, ma quando, vabbè, sì. Si capiva niente, quelle case vecchie, le case nuove, lo sa come è fatto Celentano. Sì, proprio non ci capisce, io la penso peggio di te. Sì, trasmissione così e così. Senti, ti volevo chiedere, Gianfranco, sai mica perché sto scrivendo un articolo per un giornale, no? Sto scrivendo su Berlusconi, che mi piace tanto, una cosa buona che ha fatto, ma non per sé, per tutti gli italiani. Sì, grazie. Grazie. Sta pensando.
Fai, fai. Ah, ecco, grazie. Oh, vedi? Oh, vedi? Grazie tante, Gianfranco. Ciao, ciao. Te l'ha detto? No, però ha detto che fa un giro di telefonate e domattina mi richiama.